Ciao a tutti ragazzi, ve lo dico subito, sono in condizioni pietose oggi, quindi mi scuserete il raffreddore, ciao. Mi scuserete la voce bassa e probabilmente mi scuserete anche qualche starnuto all'interno della diretta. Ok, allora, si vede e si sente, benissimo. Allora, oggi è un giornatone, perché sono stati rilasciati due personaggi nuovi di Fighters e come al solito noi siamo sul pezzo e al day one, anzi al day meno uno per la realtà, in realtà, perché sarebbero dovuti uscire il 28, invece sono usciti già oggi, quindi al day meno uno ci apprestiamo a vedere cosa è successo, non soltanto a livello di personaggi, quindi andremo a guardare i personaggi e magari se c'è qualcuno che vuole scontrarsi con me con questi personaggi su PS4, giocheremo anche, ma affronteremo anche i cambiamenti della patch di cui io non ero a conoscenza, però facendo un po' di partite per prepararmi la live ho scoperto che appunto ci sono stati dei cambiamenti a livello di patch, cambiamenti molto graditi. Infatti è strano che non siano stati pubblicizzati, è molto strana questa cosa qui. Però, insomma, andremo a vedere tutte queste belle cose. Aspettiamo, come al solito, un po' di gente. Se avete domande, ovviamente siete liberi di farmene. Siete assolutamente liberi. Quindi sei su PS4? Sì, sono su PS4, purtroppo, perché su PC non sono ancora usciti, escono domani. Quindi per fare questa live devo necessariamente giocare su PS4. Su Steam escono domani. È stata anticipata l'uscita su PS4, e meno male, perché altrimenti non avrei saputo che fare oggi. Quindi sono estremamente contento di questo. Ciao Serge, ciao Broly, ciao Dark Cavaliere. Bello C17, sì, mi piace molto molto molto. Devo dire che il livello qualitativo di questi DLC è altissimo ed è forse la coppia di DLC migliore che è stata fatta a livello di gameplay. La Bandai ti aiuta, sì. Per il resto, domani avremo un appuntamento del tutto nuovo alle 5 con la beta di Soul Calibur 6, quindi siamo all'inizio del nostro progetto di Soul Calibur 6 su Soul Calibur 6, progetto che porterò avanti probabilmente di sabato, perché visto che mi seguite in tanti su Fighters, voglio preservare il mio appuntamento del martedì su Fighters. Quindi il sabato passerò a Soul Calibur, tuttavia a partire da martedì prossimo cambieremo un po'. Fighters andrà via momentaneamente e quindi ancora una volta, meno male che sono usciti i personaggi così posso affrontarli qui con voi, e inizieremo il mio progetto di Okutonoken. C'è tanto da dire, tantissimo, quindi probabilmente non basterà una diretta per farlo. Poi mi accorderò, e anzi, ditemi già voi se siete appassionati di Kenshiro, se volete una run no spoiler o spoiler. Magari a qualcuno dà fastidio che gli spoileri la trama, quindi potrei anche concentrarmi solo sull'endgame, che è comunque bello corposo. Quindi vedremo con Francesco e vedremo poi anche con voi. Fatemi intanto sapere che tipo di preferenza avete a riguardo. La beta uscirà pure su PC? Penso di sì. Ciao Azarius, è passato al pianoforte alla trap con quel cappello? No, allora, il problema sai qual è? È che quando sono raffreddato, ho anche avuto un principio di febbre, quindi non sto proprio benissimo, la prima cosa che ne risente sono i capelli. Quindi i miei capelli sono assolutamente inguardabili e per fare un po' di contenimento danni devo necessariamente indossare il cappellino. No, God Joke, non ho detto fermo Fighters, ho detto fermo Fighters per un paio di settimane. Poi il martedì torna Fighters e il sabato spostiamo Soul Calibur. Quindi togliamo Street Fighter e mettiamo Soul Calibur, questo in maniera permanente, ma Fighters rimane. Meglio acuto no spoiler, mi sembra giusto.
Porterai questi giochi sul tuo canale personale, ma il mio canale personale è sinceramente un po' abbandonato al momento, perché tutto ciò che ho da dire lo dico su Evriai, quindi che cosa dovrei dire sul mio canale personale? Sinceramente stavo pensando di portare qualcosa al pianoforte sul mio canale personale, perché è una cosa che su Evriai non posso fare, quindi forse il mio canale personale sarà utilizzato per quello, però ci sto pensando. Piuttosto sto cercando di far crescere il mio canale internazionale, perché gli internazionali, i miei fan e i miei follower internazionali non possono godere di questi tutorial, di queste guide, di cui invece godete voi ogni settimana. Quindi lì diciamo che ha più senso tradurre in inglese le mie guide, quello che sto facendo qui. Ma sul canale italiano io sinceramente non ho tantissimo da dire. God has fulfilled. Mi dice: Schiacci, ti devo ringraziare, hai insegnato al mio cuginetto la differenza tra fare cose, schiacciare tasti a caso, e fare le cose, schiacciare i tasti col metodo. Grazie, sono molto molto contento. Perché, sinceramente, come ho già detto tantissime volte, mi scuso ancora per la voce nasale, me ne rendo conto sentendomi, quindi non oso immaginare da fuori come sia. Dicevo, non mi interessa tanto creare dei top player, però mi piacerebbe, e sto notando che succede, mi piacerebbe che il livello medio sia più alto, cioè che anche chi gioca in maniera casual, comunque lo faccia con un metodo. Poi ognuno, a seconda del suo talento, ovviamente del tempo soprattutto investito, crescerà di conseguenza. Però anche il più scarso, sono contento che riesca a fare, diciamo anche più scarso o quello che non si vuole applicare, deve comunque saper fare qualcosa, perché mi rifiuto di credere che ci siano persone totalmente incapaci. Il totalmente incapace non esiste, è una leggenda metropolitana. Chi preferisci tra Cooler e 17? 17 ovviamente. Comunque ho notato che Cooler è più un secondo che un primo, perché dà il meglio di sé spendendo barre. Poi ho notato che assomiglia parecchio a Broly, sì. Un Broly senza comando, infatti io mi chiedo come cavolo si faccia ad utilizzarlo il personaggio. Sicuramente aspetto una tua run su Super Seducer. Guarda che le mie live stream su Super Seducer in inglese sono andate fortissimo. Io l'ho fatto, cioè voi scherzate, ma io l'ho fatto sul serio sul mio canale. Ho fatto tipo 80 persone che per me, cioè per me che gioco, quando gioco su Street ne faccio anche di più ovviamente, ma su Super Seducer mi ha lasciato davvero di sasso, quindi chissà, chissà. Sul mio Twitch personale avrebbe senso Soul Calibur. Bisogna vedere sul mio Twitch personale, perché è molto difficile sul mio Twitch personale andare fare qualsiasi cosa che vada al di fuori di Street Fighter. Cioè che esuli da Street Fighter 5. È davvero difficile. Hai visto delle perle di Goichi? Io no. Ciao Schiacci, questa patch ha portato, no, il bilanciamento no, ma ha portato delle novità interessanti, anzi molto interessanti, che, di cui vi devo parlare. Non ha Blockstream, ma rimane un PG stupendo, infatti. Non è che ora sto diventando bravino e rischia di battermi. Però, allora che succede? Che adesso devi diventare tu più bravo di lui. E poi lui ti devi seguire. Diventa tipo il leone e la gazzella. E così si migliora. È questo il meccanismo che voglio creare. Che ne pensi di 17, 16, 18? No, 17 e 18 non li vedo bene insieme. Hi Hyper Viper Beam. Thank you. Non ci crederai, ma in certi casi preferisco il pad Xbox e in altri PS4. Non so come fai, sinceramente. Lo hai fatto cosa? Ryuden. Spero che uno tra i 17 Ocular si possa incastrare bene con Vegeta e Tien. Secondo me 17 va bene con Vegeta. Infatti, stavo pensando a quello, Final Cut. È già uscito il nuovo stage. Sì, hai ragione. Hai ragione, assolutamente. Vediamo se Namek. Arena Galattica è lei, no? Ah, Super Seducer, no, il 2, il primo, l'ho fatto sul primo. Sì, Vegeta giallo va molto bene con, no, con Cooler, con 17 sicuro. Con Cooler non lo so. Ah, eccola lì. Allora, ragazzi, questa arena è gratis ed è bellissima. È bellissima perché, come potete vedere, nello sfondo si vedono le mosse dei due personaggi, se vedete sui piccoli monitor ai lati. E non solo questo, quando giocate online,
Sui monitor si vedono le statistiche vostre e del vostro avversario, quindi una piccola kick che è vera una figata, sinceramente. È un'arena molto bella, mi piace, soprattutto è gratis, quindi aggiornate il gioco e l'avrete, semplicemente. Ah, non ho approfondito Grey Fox, sinceramente. Sono contento però che stia trovando delle buone sinergie. Allora, prima di andare ad affrontare i personaggi, volevo dirvi del cambiamento più importante di questa patch. Vi faccio vedere. Allora, adesso cerchiamo l'incontro. Già io avevo notato, ho detto, cavolo, però quella lente di ingrandimento la vedo un po' diversa, che abbiano cambiato qualcosa, perché non ho letto le patch notes, però ho detto, secondo me c'è qualcosa, sentivo odore di qualcosa di nuovo. No, Broly, allora il torneo Dragon Radar sta succedendo un macello. Sta davvero succedendo un macello, perché ci sono dei ritardi allucinanti. E non voglio e non posso dire a chi è addebitabile il tutto, ma è una situazione abbastanza spiacevole. Spero che riusciamo ad arrivare a questo punto, alla definizione di qualcosa, cioè a fare l'evento, che sia a Milano, che sia a Roma. Non mi interessa a questo punto, è davvero il male minore. C'è stato, praticamente, prima è stato annunciato a Roma, adesso è stato spostato a Milano, adesso si programma di farlo tornare a Roma. È un macello, è un macello. Torna in forma base, puoi usare un assist a copertura. Allora, guardate qui. Che cosa notate di nuovo? Attenzione, attenzione. Non si vede il quadratino e soprattutto non si vede il nome dell'avversario. È una figata sta cosa qui. Questo vale da solo il prezzo del biglietto. Si vede soltanto quanti giocatori segue, quanti giocatori ha segnalato e la percentuale di completamento degli incontri, cioè se rage quitta o no. Basta. Basta. Non ci serve sapere il nome del nostro avversario e non ci serve sapere che quadratino ha. Di conseguenza, adesso tutti vi accetteranno, perché non sanno chi siete. Che figata. Bellissimo. Guardate. Connessione, giocatori seguiti, giocatori segnalati e percentuale di incontri. Basta. Basta. Finalmente se ne sono accorti. Questo è davvero il cambiamento più bello. Non so se hanno fatto qualcosa per i rage quitter, però. Allora, io andrei a vedere subito questi nuovi personaggi a questo punto. Allora, innanzitutto Cooler, che è un po' più semplice da spiegare. Allora, penso di sì, cavaliere, onestamente. Allora, Cooler è un personaggio strano, perché comunque è un personaggio, un cosiddetto heavy hitter in inglese, cioè un personaggio che colpisce duro ma è molto lento, come potete vedere anche a livello di instant air dash non è messo benissimo. È parecchio lento. Io devo ancora inquadrarlo ovviamente il personaggio, perché è molto molto presto, però è un personaggio che fa molto danno ma non ha grossi modi di entrare, di penetrare la difesa. Adesso andiamo a vedere quali sono le mosse, perché è un po' strano, perché comunque ha un po' di tutto ma risulta comunque parecchio lento. Innanzitutto l'aspetto migliore di questo personaggio sono le normal, perché come potete vedere è lunghissimo, soprattutto il basso. Guardate il basso, ricorda molto Alien di Mortal Kombat, se avete visto le mie live su Mortal Kombat. Per certi versi ricorda Alien di Mortal Kombat, soprattutto a livello di range. Come vedete il range è grandissimo, anche per dire l'H è molto particolare, ne parleremo. È molto molto lungo, guardate un po', questo è un H, eh? Semplicemente prendo cerchio, l'H è micidiale, ma anche appunto il GM, siamo a livelli di Android 21, paradossalmente. I piccoli sono, vabbè, nella norma, l'H in salto è molto buono, l'M in salto è molto buono, quindi vi fa fare cross up molto facilmente. Però ha ovviamente dei grossi difetti questo personaggio. A livello di presenza full screen, la gente dice è un Broly con i beam. Sì, ma il beam, guardate, è quanto di più lento si sia mai visto. Cioè è veramente, veramente lento. Non ha proiettili spammabili, ha soltanto questo. Cioè spara un unico proiettile, non ci si può far nulla.
Poi ha questo che è molto buono invece. Questo è praticamente l'equivalente della mossa di Frieza, ma a tutto schermo e senza spendere barre. Quindi è molto molto forte da questo punto di vista. Questa mi piace, questa mossa mi piace molto. Fine, se vuoi possiamo giocare oggi. Quando perde la connessione su wifi che fa un po' schifo, la conta come rage quit. Sì, ma tanto i rage quit non vengono puniti, quindi anche se la conta come rage quit di fatto non ti cambia nulla. Sì, non è full screen, ma è valido comunque, molto valido il 2M. Poi abbiamo le mosse speciali. Questa che devo ancora capire bene, può essere fatta in aria o no. La versione M schiaccia per terra in questa maniera qui. Quindi questa comunque è parecchio veloce, si vede. Soprattutto la variante X, la variante Meter Burn, è parecchio forte perché fa hard knockdown. 214S di cooler è anche un low. Sì, è anche un low, si para basso questo. Ed è full screen. E beh, certo, se tu scrivi, io do per scontato che sia per me Final K. È un low, è molto buona questa mossa, per ora è la mossa migliore del personaggio. Dicevo, questa mossa non ho ancora trovato una reale applicazione, penso si usi per penetrare la difesa avversaria, perché come vedete se chiamo l'assist, l'assist scompare in caso di in caso vada on hit, cioè vada a segno. Se non vado a segno non scompare, quindi posso benissimo usarlo, penso, per penetrare la difesa avversaria. Sì, vabbè, sarei un over perché di fatto è un colpo alto, però non è un overhead, cioè l'overhead è qualcosa tipo questa che va a pescare. Sì, è un colpo overhead a livello tecnico, diciamo, ma a livello di consuetudine l'overhead è un colpo da terra. Si para overhead, cioè si para alto, però nessuno verrà, subirà un mix up da questa roba qua, perché se tu vedi Cooler saltare, poi lo vedi piovere a picchiata, per quale motivo staresti parando basso? Cioè non ha senso. Il 2L è alto, sì. Il 2L è alto. C'è modo di vederlo? No, però penso che sia alto. Invece inabile? Sì, è lo stesso? Non lo so. Vabbè, la mossa più importante è questa, in giù indietro L o giù indietro M. Allora, di questo dobbiamo parlare. Questa mossa è fatta di due parti, la parte della ginocchiata e la parte della schiacciata per terra. Allora, in questo momento, nel momento in cui andate ad effettuare questa mossa qui, potete premere quadrato per mandare l'avversario indietro rispetto a Cooler e triangolo per tenerlo davanti. Quindi se siete nell'angolo ovviamente lo volete tenere davanti. Molto importante perché vi fa cambiare la posizione dell'avversario. Eccolo là. Ed è anche utilizzabile, penso, per uno pseudo slide knockdown. Quindi penso che sia molto buono da questo punto di vista. Guardate un po'. Mettiamo che siete voi nell'angolo, fate una roba di questo genere. Vediamo un po' se riesco. Non riesco. Fate una roba di questo genere e cambiate lato. Quindi secondo me è la mossa più forte. Ricorda Cell, in realtà non sei la prima persona che lo dice. Io ho sentito anche dei professionisti che hanno detto Cooler sarà il nuovo Cell, però boh, io non vedo questa somiglianza sinceramente. Ciao Davide, ciao, ricambio il saluto. Quindi può essere utile appunto per cambiare lato, potete gestirvi l'avversario un po' come volete voi. Quindi secondo me è la mossa più utile del personaggio. Vediamo se c'è dell'altro. Seguitore mortale, pugno assassino. Ah, questo non l'avevo visto, non l'avevo considerato, come direbbe Renato Zero. Buono a sapersi. Quindi ha questa mossa qui che è un po' particolare, devo capirne le proprietà, però chiude bene gli spazi, mi sembra. Bene, molto bene. Vabbè, Broly più figo, adesso stai calmo però, Fine. Cioè, più figo di Broly non c'è, cioè in questo gioco non c'è nessun personaggio che sia più figo di Broly. Pedata frantumana. Ah, anche la pedata frantumana, questa è alla nappa.
penso sia un colpo basso. Quindi comunque ha delle possibilità di estensioni delle stringhe, questa è una cosa molto buona. Quindi questa è una mossa alla sell, se vogliamo, alla sell o alla nappa. Con avanti H abbiamo un'altra possibilità di basso, quindi possiamo fare delle stringhe che durino un po' di più. Quello dovrebbe essere il pugno, quindi passa i proiettili, questa roba qui, questa. Ma interessante. È un concept abbastanza nuovo, per questo vi dico, portano parecchi elementi di novità questi due personaggi. Ma un altro aspetto molto forte di questo personaggio, in questo day meno uno, se vogliamo, è l'H. Questo è l'H, porta praticamente full screen, porta all'angolo quasi da full screen e comunque ha delle opzioni anche se non schiaccia all'angolo. E soprattutto l'aspetto bello di questo personaggio è l'aspetto bello di questo personaggio è che valorizza gli assist tra virgolette nulli, tipo Vegeta Blu, tipo 17, cioè gli assist che perdono parecchio tempo. Perché questa mossa qui, come vedete, si porta via parecchio tempo, quindi potete sfruttarla per perdere tempo, tra virgolette, sugli assist e combarci. Vi do un esempio stupido. Eccolo lì. Quindi avete tutto il tempo, come vedete qui sto chiamando 17, avete tutto il tempo per combarci. E andare a finire per terra. Ovviamente non ha un giuacca nel senso stretto del termine, perché il suo giuacca in aria sbatte a muro, quindi non potete fare hard knockdown. A meno che... Ah no, in realtà potete. Che figata, cioè è un po' farlocco come slide knockdown, però ci sta. Ci sta. Quindi molto bene. Quindi la combo base di conseguenza sarà questa. Suppongo per il momento. 1, 2, boom. Se avete l'assist potete fare questa roba qui. Questa, secondo me, è la combo migliore che potete fare utilizzando Goku. Infatti il Goku che ho preso non è a caso perché ha una buona sinergia con entrambi i personaggi. Ovviamente sinergia a livello molto basico perché non ho avuto tantissimo tempo con questi personaggi. Vedo già la sinergia tra giallone. Sì, bravo Sergio che l'hai detto perché adesso andiamo a vedere le super un attimo. Allora, le super sono un po' particolari. Questa in particolare, come vedete, cambia lato. Quindi già si può intravedere un po' di sinergia, perché indovinate un po', anche la Super di 17 cambia lato. Quindi, siccome due negazioni affermano, possiamo annullare i malus di questi due personaggi. Quindi facciamo una roba del genere. Cooler. E 17 che lo rimette nell'angolo. Stesso discorso dicasi per Goku. Facciamo così. Super. E livello 3 di Goku. Che lo rimette all'angolo e quindi abbiamo un vero hard knockdown con Goku giallo. Il difetto principale della livello 3 di Goku è che non dà la possibilità di mix-up dopo perché cambia angolo. Cooler annulla questo malus. Quindi la gente dice: ma Cooler ha una livello 1 che cambia di lato. Se fatto nel modo giusto, può essere addirittura un vantaggio questo. Ciao Aridex.
È un personaggio che picchia pesante. Qui praticamente possiamo per esempio utilizzare questa roba qui. Cambiamo lato. E abbiamo questa possibilità di combo qui. Quindi tenete presente anche questo quando andate a combare. A livello di combo mi sembra parecchio facile come personaggio. Quindi un personaggio indicato per i principianti, almeno finora. Non vedo niente di assolutamente trascendentale. Vedremo, magari si rivelerà difficile, ma non credo, perché mi sembra un personaggio parecchio lento, con combo abbastanza basiche e abbastanza semplici. Anche guardando su Twitter i tweet dei giapponesi, mi sembra che confermi un po' questo trend per quanto riguarda Cooler. Quindi è un personaggio molto basico. Sì, ha due livello 2, una aerea e l'altra per terra. Questa però è difficile da comprare. Penso si possa fare una roba di questo genere. Neanche. Neanche. No. Normale magari? No. Da dove è uscita? È gratis con la patch, Waridex. 214H, ma perché dovrei utilizzare l'H? Bello, carino. Non l'avevo vista questa. Ah, ma uso due barre. Ma non vale proprio la pena di usare due barre per questa roba. Cioè, non... anche no, diciamo, per quale motivo uno dovrebbe farlo? Ciao, Green Patton. Dopo il J2H puoi fare il dive kick. Ah, ho capito. Vediamo un po'. No. Quello che dice Shintanatos è questo, probabilmente. Ah, ma devo... sì, ok. Ma deve... Un attimo, fatemi testare. No, deve... Praticamente non deve sprecarmi lo zoom. Quindi devo fare questo. Boom, boom. Ma non ne vedo l'utilità, francamente. Sì, è bella da vedere, sono d'accordo. Per combare la super fai 2H dive super. Ho capito, ma se io faccio questa roba qui, ragazzi, anzi vediamo se la posso fare fuori dall'angolo. Neanche. Cioè, penso ci sia di meglio all'angolo. Per esempio già questa che è molto basica, penso che sia meglio, ragazzi. Tanto alla fine che vi frega di combare la super aerea. Voi direte giustamente, lo tengo all'angolo. Ma con la sinergia giusta questo si può evitare. E ho capito, ragazzi, ma me lo state dicendo un po' tutti, ma mi serve lo zoom. No, Green Patton. Cooler, ho sentito che Cooler non ha dramatic finish. Non ha dramatic finish. Comba dopo il DP. Questa già è meglio. Arriva 17, arriva. Ah, 17 se ha, mi chiedi se ha delle cinematic. Che io sappia no. Nessuno dei due. Posso vedere la livello 3, certo. Qui stiamo un po' sperimentando. La livello 3 è molto versatile. Allora, che succede? La livello 3 da terra è una counter. Infatti, se non vi attacca, non succede praticamente nulla. Vediamo. Eccola lì. Sì. Quindi un po' boh. Ecco qui. Non è granché, diciamocelo. La livello 3 aerea invece è molto forte.
cioè molto forte. È una livello 3 aerea che fa il suo dovere quando si tratta di chiudere l'avversario. Eh sì, infatti Sergio, esattamente quello che ho detto prima. Ok, andiamo su 17, o avete domande ragazzi? Ovviamente non è una guida sul personaggio, vi sto soltanto facendo vedere le mosse e vi sto dando una teoria sul come verrà più o meno utilizzato il personaggio. Certo, è molto meglio quella aerea. Quella da terra è quasi inutile. Vabbè, Volcanica, alla fin fine esistono livello 3 da terra che comunque mantengono l'invincibilità, ma colpiscono, insomma. Cioè, non capisco l'utilità, capito? Ecco, questo se non sarebbe male, Grey Fox, effettivamente. Forse un po' sgravello, però. Io mi tengo questa combo come combo base, sinceramente. Dite quello che volete, ragazzi. Tigerni livello 3. Sì, certo. Questo sì, però... Vabbè, che utilizzo avrebbe? Fatemi fare un tentativo. No, vabbè, dai, lo facciamo dopo il tentativo. Vabbè, ragazzi, questo è cooler al momento. Ho visto che fa una roba particolare all'angolo. Con se utilizzo lo zoom. No. Ah, ecco. Oh, eccolo lì. Buono. Penso che questa sia la combo migliore senza assist. Almeno per il momento. No, scusate, non questa. Quindi devo per forza fare questa roba qui. Brutto. Molto brutto. Ok. Quello è il Broly C16, mamma mia. Tremo al solo pensiero. Dopo che posso fare qui? Niente in realtà. Ok ragazzi, ho parlato penso abbastanza di Cooler, perché voglio anche lasciare un po' di spazio al gameplay, perché è la parte più bella alla fine. Il problema è 17, perché per spiegare 17 adesso come faccio? È una bella gatta da pelare sto personaggio. Personaggio terrificante dal punto di vista delle opzioni che ha. Allora, innanzitutto vi dico che questo è probabilmente il personaggio più mobile del gioco al momento, più veloce, più imprendibile. Io lo paragonerei ad un misto tra Spider-Man di Marvel vs. Capcom, e Black Panther di Marvel vs. Capcom Infinite. Perché praticamente espande il concetto che era cominciato con Black Panther del wall dive, cioè del salto a muro, e diciamo ne fa un'interpretazione Arc System Worksiana. Non è un po' troppo piccolo? Vabbè, non è che sia un gigante C17 nella lore, eh. Allora, lui ha queste opzioni qua che sono terrificanti. Cioè può saltare a muro, in avanti, all'indietro, può farlo da recca. Facciamo sta roba qui. Quindi può fare un, due, salto a muro, torno giù, vado alle spalle e ha delle opzioni abbastanza rilevanti da questo punto di vista. Quindi è un concetto particolare questo del salto a muro, che non è presente in nessun personaggio di Fighters. Quindi è il primo personaggio di questo archetipo
all'interno del gioco, e questo non può che farmi piacere, perché entrambi i personaggi, come vedete, portano una ventata di aria fresca. C17 unisce questo concept con il concept dei Rekka, in maniera simile a quanto, ripeto, accadeva con Black Panther. Se volete un riferimento, potete andare a guardarvi la live che ho fatto ormai un anno fa sui DLC di Marvel vs. Capcom Infinite, perché potete notare in questo modo le similianze tra... le similianze, gli elementi di somiglianza tra i due personaggi. Per chi non conoscesse i Rekka, sono praticamente delle mosse concatenabili l'una con l'altra, che hanno varie varianti. Quindi abbiamo questo, e da qui, che sarebbe praticamente giù avanti L, da qui possiamo fare una serie di cose. Quindi possiamo fare questo, quindi andare avanti con un altro pugno, possiamo andare alti e possiamo andare bassi. Quindi abbiamo tante possibilità. C17 può fare questa cosa 4 volte, le ho contate. Quindi 1, 2, 3 e 4. Ovviamente non potrà ripetere la stessa mossa. State attenti quando vi spiego queste cose, perché è da mandare in pappa il cervello. Quindi non può rifare la stessa mossa più di una volta. Quindi faccio questo, questo e questo. Quindi per esempio vado prima su e poi giù, oppure vado prima giù e poi su. Quindi il potenziale di mix up è enorme, ma è anche enorme il mazzo che dovrete farvi per imparare questo personaggio. È altrettanto enorme, anche perché ci sono altre varianti. Per esempio la variante con il meter burn, con cerchio, valle spalle, e comincia comunque la sua sequenza, quindi vale alla stessa maniera, però funziona più o meno come il Wolf and Fist di Yamcha, cioè va alle spalle. Quanto è difficile da usare? Molto. Hanno fatto un personaggio abbastanza semplice, cioè Cooler, e un personaggio estremamente tecnico, come C17. Hanno proprio affrontato probabilmente i due estremi, secondo me, in questo DLC. Tre mosse contate, ma... approfondiamo e vediamo se la pensi alla stessa maniera alla fine della live. Allora, quindi questa è la variante normale. Da questa variante qui può anche fare questo, ovvero la barriera che assorbe i proiettili in maniera simile a come accade con C18. La versione X può avere un follow up, cioè può tirare il raggio che sbatte al muro. Ovviamente a questa mossa si ha accesso soltanto dopo aver iniziato la chain. Quindi 1-2, in qualsiasi momento premo X, mi dà la barriera. Se premo cerchio, mi dà la barriera e la posso continuare. Ok? Ci siamo fin qui? Spero di sì. Poi alla variante all'indietro. E può andare nella stessa chain di colpi. Però il punto è questo: lui ha accesso, premendo indietro quadrato, a questa mossa qui che è una finta. Quindi il mix up dovrebbe essere più o meno: o andiamo dall'alto in questa maniera qui, oppure premiamo indietro quadrato e facciamo la finta e andiamo dal basso. Non so se riesco a essere chiaro. Quindi facciamo questo, continuiamo la chain e magari entriamo in combo. Si può entrare in combo, ve lo garantisco, sono io scarso. Eccolo lì. Oppure, sempre con l'assist, abbiamo questo e andiamo bassi. Come ci si difende da questa roba? Bella domanda. Però praticamente innanzitutto fa poco danno per controbilanciare tutto questo macello. Dai Rekka, se parte da questa sequenza qui, il danno è molto basso, come potete vedere. Non posso fare tanto danno. Jinlen non deflect ni, perché ho visto che, per esempio, se io faccio questa roba qui, io ritardo e tu vai a vuoto con reflect. Da questo non puoi reflettere, questo non lo puoi reflettare.
Sì, io ho guardato un Twitter di Alune in cui praticamente countera ogni possibile via d'uscita. Quindi con C17 ovviamente bisognerà andare un po' in training, ma con C17 ogni opzione difensiva ha un corrispettivo. Molto più forte di Cooler, non lo so, io non mi sbilancerei, Fighters. È troppo presto. Perché C17 richiederà tanto tanto tempo per essere usato a livello torneistico. Io prevedo un mese o due, eh. Anche di più forse, un mese e mezzo o due, un mese la vedo dura. Un mese e mezzo o due. Il problema è iniziare il rack, invece no, non è un problema secondo me. Perché la stringa è questa. E vi dirò di più, praticamente C17 può combinare l'uno con l'altro, il recca normale e il recca all'indietro. Quindi io posso fare 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Però devono essere diversi, cioè devo combinare quello all'indietro e quello in avanti. Quindi devo trovare il modo di far bloccare all'avversario questo, che come vedete lascia un buco. Il modo c'è. Eccolo lì, infatti vi faccio vedere che se metto la guardia soltanto sul primo, scusate, forse con... Ecco qui, l'avversario non può farci nulla. Quindi la stringa sarebbe questa. Sbagliato. Ecco qui. Sì, ho il gioco in italiano a Torin perché sono su PS4. Quando sono su PS4 in italiano. Si può paragonare a Gotenks come creazione di barre. Io penso che C17 sia un personaggio a sé. Non è True Block String senza assist. Ho capito, però l'assist esiste per quello. Non sono assolutamente nuovo, ho giocato anche con te, ma ti giuro che ancora non ho capito cosa si intende per 5M. Allora, il numero davanti, come faccio? Vediamo se riesco a risolvertelo. Praticamente tu devi pensare al tastierino numerico del PC. E ad ogni tasto del tastierino numerico corrisponde una freccia, ad ogni numero del tastierino numerico corrisponde una freccia. Vediamo se riesco a farti vedere un'immagine. Anime Notation. Allora, se tu guardi questa immagine, no, devo andare sul sito un attimo, te lo faccio vedere subito. Se vai qui, c'è un'immagine che ti esemplifica alla perfezione, quello che sto per dirti. Cioè quello che ti ho appena detto, scusami. Quello che ho appena detto. Quindi immagina come se fosse un tastierino numerico. Quindi 5 per esempio è neutrale. 2 è giù. Grazie ragazzi, mi avete anticipato tra l'altro. Allora, quindi ci sono un sacco di possibilità da questo punto di vista. Se voi considerate che da questa sequenza qui può anche andare qui, può anche andare in questo. Capite bene che è un personaggio che fa venire il mal di testa più a chi lo usa che a chi ci gioca contro per il momento. È particolare, un personaggio sicuramente particolare. A livello di combo è altrettanto incasinato. Io ne ho trovata una. Ma è poca roba. Dimenticavo, ha la command normal giù avanti H, che è molto molto forte. Questa si fa con giù avanti H. Vediamo. Vediamo se riesco a tirar fuori qualcosa. No, ah, dimenticavo, con Juju S
Lui praticamente si carica una sorta di disco energetico, chiamiamolo così, e premendo poi di nuovo Juju S fa questa mossa qui. Questo accade in maniera simile a come accadeva con Goku normale, con la Genki Dama, quella piccola, quindi bisogna caricarlo una volta, poi si riesegue lo stesso comando per lanciarlo ed è molto forte, crea anche Hard Knockdown. Vediamo se riesco a chiudere questa combo. Non ancora. Come vedete le combo non sono affatto facili. Questo è un esempio. Sì, la carica fa pure danno in combo. No, no, colpisce. A me piace molto come console. Dai, coraggio, ce la possiamo fare. L'hai già provato online pochissimo. Ma infatti, Rommel, l'ho detto, la gente dice, ma come faccio? Come faccio a pararlo? È fatto apposta il personaggio, in modo che sia difficile da parare, ma a livello di danno non siamo messi benissimo. Sì, lo so come si fa, ho soltanto perso la memoria muscolare a breve termine. Jin Lennon. Adesso la recupero. Eccola lì. Oh, ci siamo. Questa è la combo completa. Che bordello, sì. Ve l'ho detto, è un personaggio molto molto avanzato. Invece Cooler ti tira due schiaffi e ti fa lo stesso danno, praticamente. Sei su Switch? No, sono su PS4. Non l'ho provato l'online della Switch perché non sono un possessore di Switch, caro. Avete visto? A livello visivo è molto bello, sì. Però per dirvi, questa combo qui la può fare anche a metà schermo. Oppure potete fare una variante di questo tipo, che è la sinergia che ho pensato per il team. Se riesco a fare la combo. Purtroppo non ho tantissima confidenza. Ah, C17, caro. Potete fare praticamente la variante da terra e utilizzare Cooler per farlo tornare al suo posto. Questa è una possibilità. Sì, facilità d'uso, direi proprio di no. Direi che non hanno mai cannato così tanto. Facilità d'uso è se no. Devo ritardarla tantissimo, tra l'altro. Allora, io direi che questa combo qui praticamente vi caricate il disco,
Chiudete in questa maniera, fate la knockdown e tornate dentro. Non serve mettere la super alla fine. Quindi fate così, hard knockdown e si torna dentro. Questo è il mio parere sul personaggio. Un autocombo di M, sì Rommel. Qui richiesta un po' bizzarra. 3900 più o meno. Autocombo di L. 2620. Non lo so, Serge, è presto per dirlo. God, i francesi sono i francesi. Domande? So che ce ne sono tante. Allora, Davide, in estrema sintesi, C17 al di là delle differenze un po' come Yamcha, tanti colpi, tanto casino, ma pochi danni. Sì, Davide. Sono personaggi, diciamo, assimilabili. Se c'è un personaggio simile a C17 a livello di concept, è Yamcha, anche se nei fatti girano in maniera completamente diversa. E soprattutto, Yamcha è un personaggio di supporto, perché il suo assist è ottimo. L'assist di C17, e qui mi ricollego a chi mi ha fatto questa domanda, fa assolutamente cagare. Questo è l'assist. È veramente brutto. Io lo metterei primo C17 soltanto perché l'assist è veramente... che schifo. E ho capito Fighters, però questa è più bella. Vi devo far vedere quanto è bello il personaggio alla fine, no? Questa è la livello 3. Un po' deludente dal punto di vista visivo. Questa è la combo normale. Sì, volendo, sì. Ma vuoi mettere la soddisfazione? Sì, ho fatto 600 in più con due barre, praticamente. L'unico fattore a vantaggio di questa combo è che, appunto, come ho già detto, porta all'angolo. La Fantozzi. A livello di gioco neutrale non ci siamo proprio, perché come vedete ha lo stesso problema di C18, è cortissimo. Questo sì, è discreto. Vabbè, questo è uguale a quello di C18, identico. Ma gli L e gli M sono davvero corti. Oddio, l'M è discreto, l'M in piedi. E poi c'è sempre la scivolata, che è bella. È molto bella. Però al di là di questo, diciamo che è assimilabile a C18, che non è bene. Quindi, per i neofiti io consiglio Cooler, per i giocatori più smaliziati, che vogliono comunque un personaggio impegnativo e che provano piacere ad utilizzare un personaggio impegnativo, allora consiglio C17, senza ombra di dubbio. Riassumendo, l'assist 17 comba con C16 in corner, sì, ma anche con Cooler, come avevo già detto, si può fare questa roba qui. E come vedete comba. Quindi ci sono degli utilizzi, dai, però non è l'assist più
forte del gioco, capito? Anzi, diciamo che nella top 3 dei più scarsi. Mentre invece l'assist di Cooler è molto forte. Perché questa ginocchiata è lenta, quindi può essere usata in stringa tranquillamente. Se entra è molto facile combarci, come vedete. Comunque la mobilità compensa un po', perché comunque prevedo che verranno fuori dei mix-up incredibili con questo personaggio. Tuttavia non lo vedo un personaggio da torneo, a parte pochi folli che lo utilizzeranno. Non è un personaggio che ti rende in torneo, perché la soglia di esecuzione è molto alta e non è molto forte a prescindere. Alcuni dicono sarà un personaggio che sarà per pochi appassionati e pochi specialisti lo faranno brillare. Ok ragazzi, detto questo, abbiamo due opzioni. Opzione A, giochiamo insieme e io prendo questi personaggi e ve li faccio vedere in partita. Opzione B, voi mi guardate e io trovo partite random. Ricordo, sono su PS4, quindi se volete giocare con me dovete essere su PS4, anche perché su altre console i personaggi non ci sono. Trova partite random. Va bene, dai, facciamo un po' di partite random, così mostriamo anche il nuovo sistema. Kazunoko lo userà, bisogna vedere per quanto. Ok, abbiamo tre barre, non sappiamo chi è il nostro avversario. Ah, un'altra cosa carina è che le rivincite sono all'infinito. Quindi se trovate qualcuno con cui vi divertite in partita casuale, penso anche in classificata, potrete continuare a dargli rivincita all'infinito, come accade già in Tekken 7. Diciamo si è tekkenizzato praticamente Fighters. La nuova schermata pre-patch, praticamente non vedi il nome e non vedi il quadratino prima di affrontare l'avversario, e questa è una cosa fantastica. Ciao Glutonus. Ok, forza. È un team assolutamente sgravato contro, quindi probabilmente prenderemo un sacco di botte. E non ci sono Grey Fox qui, credo. Domani alle 5 la bravo di Ale. Non vedi niente anche in ranked? No, neanche in ranked. Direi soprattutto in ranked. Io che faccio tutti i balletti, lui autocombo, boh 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 boh. Quali sono adesso i più usati in competitivo?
Senti, questi tre che hai di fronte adesso, tranne Vegeta che ha un po' perso l'inizio. Bardock 16, Goku, Gotenks. Ah, batti Super Dash sta roba, questo è interessante. No, non va? Ok. Ok. Sì, Cooler legna, però è anche lui che non sta parando molto bene. Ecco, adesso lui, come vedete, non compaiono più i tre quadratini e può decidere di darmi una rivincita ad oltranza finché non si stufa. Domani su PC, o forse più tardi stasera. Ah, c'è già il preload? Grazie per avermi avvisato. La metto a scaricare subito. Domani alle 5 parte, la beta di Soul Calibur 6. Non ce la facciamo a star fermi, Non riusciamo.
Su PC la community penso che sia meglio su che su PS4 ormai. Ah, quasi. Madonna, quanti... No, 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 no. Anche no. Ma tieni il canale tuo su Twitch? Sì. Stream principalmente Street. Le cose potrebbero cambiare con Soul Calibur. Vedremo. Adesso non vuole più darmi rivincita. Ci ha pensato tipo tre quarti d'ora, dopodiché ha detto nah, non vale la pena. Quanto è tosta questa combo, ragazzi. Io direi di tenerla così, sì. Se giochi ti prenoti, ok. Vabbè, ma non puoi fare il paragone con i francesi, è un paragone assolutamente impietoso. Assolutamente impietoso. Comunque a me questi due personaggi piacciono tantissimo. Sono probabilmente i miei due preferiti tra i tre blocchi di DLC. Sinceramente i miei meno preferiti sono stati Vegito e Zamasu, sinceramente. Io da Zamasu mi aspettavo molto, ma alla fine si è rivelato abbastanza basico come personaggio. Broly e Bardock. Broly mi piace tanto, Bardock non mi piace per niente. Invece questi due mi piacciono molto entrambi. E soprattutto sono molto diversi dal resto del cast, quindi... ritengo che ci abbiano preso questa volta. Intanto mi è crashato Twitch, quindi non vedo ciò che mi state chiedendo. Ah, proprio non vuoi collaborare, eh? Ok. Vediamo un po' se riusciamo a sistemare. Dragon Ball, Dragon Ball. Ah, siamo i primi al mondo su Dragon Ball con la nostra live, ragazzi. Volevo informarvi di questo. E ovviamente ringraziarvi tanto. Ma non può combarci dopo? Mi chiedo, domanda. No, rimane lì. Che disdetta. Personaggio stranissimo comunque. Personaggio stranissimo. No, 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 no. Oh madonna. Gogeta. Ma io direi anche basta, personaggi basati su Vegeta e Goku. Direi anche basta, c'è talmente tanta lore da cui andare a pescare. Kamui.
Lo squalo galattico. Bravo! Bravo. Muoio. Che poi sono anche lentucce le norme, devo dire. Cooler e C17. È una abomination questa qua che ho fatto. Oddio, me l'ha punita addirittura. Pazzo furioso. È da pazzi fare giù H lì. PS4 boys. Ah, odio la PS4, ogni volta che ci devo giocare mi viene l'ansia, mi viene. Ok, riproviamoci. Sonoka!
6 frame durante la mia combo. Cinque frame. Poi vedi la gente che fa roba magica, nonostante i 5 frame di lag. Che sono talmente abituati alla PS4 che vedi sta roba fuori dal mondo. No, se ne frega Gotenks. Che o vanno fatte le stringhe bene, oppure è molto facile premerci in mezzo, soprattutto i classificati. Che odio sto personaggio. Ah, addirittura. Cioè, se non premo niente, sono comunque scoperto. Mamma mia. E allora a che serve? What's the point? È scoperta quella roba, non pensavo. Pensavo si potesse parare. Ho peccato, anzi ho fatto il vanish. Perso da Gotenks ancora una volta. Quasi quasi snappo Gotenks direttamente adesso. Via di Gotenks immediatamente. Mamma mia, da full screen l'hai fatta. Però dall'altra parte dello schermo. Fatto giù H. Fatto il doppio salto, lui. Adesso ci starebbe il nickname del tizio che ho incontrato a Milano. Sì, ma stai calmo. Pareri rapidissimi, senti, C17 io lo devo ancora guardare, cioè devo guardarlo meglio. Cooler è abbastanza performante, non estremamente sgravato. Però è un personaggio molto avanzato. Cooler è un personaggio che sicuramente è adatto anche ai principianti. Guardate, non faccio danno. Non faccio danno. Faccio assolutamente nessun danno. Look at the
Ah, neanche full screen. Mamma mia. Ok. D'accordo. Sì, il danno è poco. Bisogna vedere se ne vale la pena. Dai, però ovviamente ho bisogno di un po' di pratica, ragazzi. Non è che sono un genio, ho bisogno di capire come funzionano le varie normal. C'è un po' di roba da verificare. Il mio avversario non mi sta lasciando molto spazio di manovrabilità. Molta manovrabilità. Quindi. No, sei a meno lì. L'online. Lì a meno, dopo quel calcio MK seguito in aria, dovrei poter premere io, teoricamente. Ecco, guardate, cioè non sembra molto forte questa mossa qui. Non sembra molto forte. Che può semplicemente star fermo. No caro, non funziona così. Certo, rispetto a Broly, passare a C17 è un bel cambiamento. Ciao Ishin! È un bel cambiamento. Però mi devo un po' regolare, tutto qui. Cazzo! Sì, sembra molto punibile. Non so come ha fatto a sfuggire lì. Eccolo il mio incubo. Arriva il mio incubo. Magari lo tolgono dal gioco questo personaggio. La mia patch dei sogni c'è. Patch notes. Punto numero 1. Gotenks rimosso dal gioco. Cioè, guardate un po'. Ah, Gotenks. Giustamente. Riparare non ne vogliamo sapere,
Un'altra partita persa da Gotex. Che odio. Ginio è scemo. Questa frase dal nulla, Ginio è scemo. Morto. Cooler sembra un problema comunque, c'è 17 è ancora da inquadrare. Quando va vuoto col giù H, però devi stare attento. Ah, sono a meno lo stesso, ragazzi. E no, niente, niente. Con reflect non si fa nulla con questo qui. Ah, addirittura è morto. Ok. Ti prego, stai a terra un mezzo secondo, ti scongiù, voglio provare una block streak. Stai fermo un secondo, non di più, un secondo. Secondo me sarà nella media, non penso sarà scarso. No, voglio Gotenks. Tu dopo. Come cavolo mi ha preso? Ah, giusto, non va. Per quale motivo non riesco a fare due H sui salti? Non capisco. Ciao Dark! E no, Gotenks. Oh,
Sembra abbastanza semplice da usare cooler alla fine. Niente di... Non è niente di trascendentale come personaggio, sembra davvero davvero facile. Sarà disponibile? No, subito dopo no, ci vuole un po' per uploadarla. Eh no, caro, non ci casco più. Oh, calmo, buono. Addirittura lo spar. Ciao Kix. No, Serge, buono. Petizione sta proprio bastardo. Però non ti colpisce, ti accarezza praticamente. Eh no, ma che è l'occhio della tigre, maledizione. Sì, Atorin, se volete entrare, basta che me lo dite. Ovviamente è un molto più piacere a giocare con voi. Sì, Sergio, sì. Questo è il problema. Vabbè, bisogna vedere, ragazzi, è troppo presto per... No, un'altra presa, dai. Ho provato la livello 3. Come vedete, la livello 3 di Cooler. Se fosse stato un altro livello 3, l'avrei preso. C'ha pure la livello 3, ho caricato. E muori. Come primo, sì. Sì. Sono d'accordo con te da questo punto di vista. Ciao. Ok, ragazzi, sono tutto vostro. No, ma devo soltanto mandare un po' a memoria le stringhe, le combo, perché ho difficoltà lì. Non è che il personaggio è scarso, è che ho difficoltà lì. Devo soltanto provare una combo. Intanto iniziate a radunarvi sul primo server italiano. Ma è presto, Sergio, è troppo presto per un discorso di questo genere.
Questa è la combo che faceva lui e devo dire che è parecchio efficace. Guardate un po', molto bella questa combo. Molto bella. Quindi userò questa d'ora in poi. Sì. E all'angolo utilizzo questa. Scusa. È tosta, il tempismo di questa roba è strano. Oh, guardate che bello, 3800 non è tantissimo, però... Sì, HX, ma è giusto che sia così, perché è controbilanciato dal danno basso. Cioè, se fosse anche scarso a livello di pressing, vabbè, toglietelo dal gioco, fate prima. Allora, ok. Annulliamo la partecipazione. Facciamo come al solito 8. Che cos'è saltatempo? Cos'è saltatempo? Boh. Ah, ho capito che cosa vuole dire. Niente rivincita. Resto io. Nessuno re, resta schiacci. Password 4444. 8 giocatori, va bene, perfetto. Andiamo. Ciao Roby. No, ma sono disponibili? Quasi quasi mi metto C17 primo, perché lo voglio studiare meglio, quindi magari mettendolo da primo è meglio. Modifica squadra, il mio vecchio team. Modifica squadra, proviamo a metterlo primo, con Cooler secondo e Goku terzo. Dove Goku? Oh, ce la fate, raga? Non mi fa accedere. E perché? Qual è il problema? Vabbè, facciamo così, ragazzi, venite... Venite, andiamo in una stanza un pochettino meno popolata. Venite in incontri di gruppo 1. La password è 4444. Adesso la vado a ricreare, ragazzi. Ultima stanza italiana. Ok, io sono più o meno qui. Come vedete, chiunque. Ah, si può fare anche l'uno contro uno adesso. Interessante. Richiesta rivincita, no. Forse ho messo grado simile. Ecco perché. Forse perché ho messo grado simile. Hanno un pochino aggiornato e cambiato la configurazione. Tanto se vedete lì l'avatar di Sonic Fox, che sto usando Raiga. Fatto in omaggio al campione dell'Evo. Gotenks dovrebbe riuscire ad entrare adesso. Penso, spero. Mi sa di no. Ma perché? Ma che problema dà? Pronto? Che problema dà? Non ho mai avuto questo problema. Vabbè, tolgo la password. Tanto siamo comunque in pochi. Vediamo a Thorin se riesce ad entrare. Perché se riesce ad entrare a Thorin è colpa tua. Se non riesce ad entrare neanche lui, non so che dire. Accesso fallito. Ah, e a Thorin riesce, come mai? Boh. A Thorin è riuscito. Vabbè, se riuscite a entrare bene, se no. Ok, Atorin, andiamo.
Hai la live in ritardo. Sì, chiudila la live. Cinque frame, interessante. Choppy sound, what's the choppy sound? Ma si sente bene, ragazzi. Perché mi dice choppy sound il ragazzo straniero? Frame lag, me lo potevate dire, ragazzi, me lo dovete dire queste cose. Mi dovete avvisare quando succedono queste cose. Ok. Andiamo, 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 scusami. No, ma che è rotto, non è rotto per nulla. Il suono va bene, ragazzi. Ok, c'è qualcun altro che riesce ad entrare? Sì, Gotenks è riuscito. Ah, sei riuscito ad entrare alla fine. Sei riuscito ad entrare. La voce di Cooler è la stessa di Freezer. Sì, hanno aggiunto, è lo stesso doppiatore, hanno aggiunto qualche effettino in più. Sì, ok, ragazzi, adesso ho riavviato la scheda di acquisizione, ma anche prima era buono, o l'ho sistemato. Perché poi se mi va in replica il suono è scattoso, è un peccato, capito? Ricordatevi sempre di sé, non è cattiveria se mi segnalate che qualcosa non va. Anzi. Che ne penso della finale? Penso che abbia vinto il migliore. Purtroppo è stata una finale un po' anticlimatica per via dei personaggi. A me non è piaciuta perché i personaggi erano abbastanza, diciamo, sputtanati, utilizziamo il termine, la versione volgare, perché si sono visti davvero sempre gli stessi team. Yeah.
Autobombo. Sempre ok, grazie. Gli hanno team praticamente uguali, soltanto che io ci ho messo anche il culo. Funziona. Non sono molto sinergiche le super di questi due personaggi, eh. Non sono molto sinergiche. Sono sinergiche tra loro, ma con altri personaggi diventa difficile. Purtroppo. Ah, è vero, non ho messo rivincita. Ma va. L'altra volta mi avete dato tante di quelle botte nel community event. Mamma mia. Vabbè, sono anche un po' arrugginito. Dai, Atorin, coraggio. Abbiamo ancora 10 minuti, posso farmi un altro giro con entrambi. Vabbè, C17, bisogna vedere che cosa si inventano i giapponesi, ragazzi. Questa era ovviamente una live di prime impressioni, non si può pretendere chissà quale gameplay. Voglio rifarne un'altra. Adesso facciamo passare questa settimana, facciamo Soul Calibur domani, poi facciamo Kenshiro martedì. O sabato o l'altro martedì ancora torniamo su questo team e vi dico che cosa si è scoperto, come si è evoluto. さあ、どうだ。いや、だ。いや、こっちだ。いや、負けてだと。うん。何だ。いくだ、こっちだ。こっちだ。負けてだと。 行くぞ、こっちだ。落ちたかな。負けてたぞ。くっせい。はっ。すいません。はっ。返してやろう。はっ。行くぞ、こっちだ。落ちたって見えるから、こっちだ。孫悟空。だ。はっ。 すぐに終わらせてやる。暇なら手伝え。はっ。うん、孫悟空。うん、こっちだ。うん、行くよ。やるな。さあ、うん。
No. Boh. Sì, mi è piaciuto però Cadillac Sendino Source, ragazzi. Assente assolutamente ingiustificato. Bella sta combo che ho scoperto grazie al ragazzo con cui ho giocato prima. Bella, bella, bella. Eccola, volevo utilizzarla. Volevo vedere se funzionava. Devi essere un po' più dinamico a livello di movimenti, sei un po' troppo fermo. Ricordati che un target fermo non è mai un target, cioè non è mai una buona cosa. Essere un target fermo non è mai una buona strategia. Lo so che dici è difficile muovermi e parare contemporaneamente, e hai perfettamente ragione, però tocca imparare. Infatti vedi, già io mi sto muovendo di più, non necessariamente meglio, ma semplicemente di più, e sto avendo migliori risultati adesso. Ovviamente sto anche imparando un po' meglio le stringhe, però al di là di quello. Dust. Ah, è così scoperta, wow. No, per quale motivo? No, si è mangiato tutto. C16 dice non me ne frega niente di quello che fai. Si è mangiato tutto il recca, si è mangiato. Preso! Però è simpatica sta livello 3. Bom. Da quanto tempo non usi Boom? Troppo. Troppo. No! No, peccato. Bella, questa mi è piaciuta. Yeah.
Divertente questo team, forse non proprio sinergico al massimo. Secondo me ci vogliono personaggi tipo Kid Buu per C17, sto iniziando a pensare. Adesso sto maturando un po', stanno quei due ingranaggi che ho nel cervello stanno continuando a girare, sto pensando che forse è necessario un personaggio come Gotenks o Kid Buu per C17. No, ma il Rek non devi startare con Rek, non devi startare con Rek, il Rek lo devi fare dopo la stringa. Dai, abbiamo giusto tempo per un'ultima partita. E poi devo lasciarvi, ragazzi, perché c'è Life is Strange 2 e devo assolutamente lasciarvi. Questa volta deve essere proprio svizzero. Yeah, this is PS4. Sì, per l'assist HX. Che devi tenere fermo in qualche modo l'avversario. Tra l'altro voglio vedermelo anch'io, lo streaming che viene dopo il mio. Sono curioso di questo Life is Strange 2 perché il primo l'ho apprezzato molto. Non è invincibile quello. Bella. Sto iniziando a capire, ragazzi. Bella. Giusto. Quasi quasi io continuo dopo la live, sono quasi, ho quasi voglia di continuare sul mio canale magari. Don da 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 da, don da 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 da. Che sto personaggio è andato tutto benissimo finora questo match. Questo match è andato benissimo finora. Guardate adesso, Da 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 da. Spero di vincere se non altro per chiudere lo stream con la morte di Gotenks, che è una cosa che fa sempre piacere. Ma non penso che succederà. Non penso accadrà. L'ho preso. Quindi funziona anche con i proiettili. Wow. Questa è una figata. Ti prego Gotenks, muori e lasciami finire la live. Buona.
quanto sono contento di aver chiuso la live con la morte di Gotenks. Quanto sono contento. Non c'è modo migliore per chiudere la live. Con una bella combo di cooler e soprattutto con la morte di Gotenks. Va bene. È stato bello, ragazzi. Ci vediamo domani. Mi raccomando, domani alle 5 con Soul Calibur 6. Sarà divertente anche perché non so nulla del gioco, quindi lo scopriremo insieme ed impareremo insieme. Sarà molto divertente. Ci vediamo domani, ragazzi. Ciao.